E continuiamo la nostra puntata di oggi di Voce delle Chiese e diamo subito il benvenuto, il bentornato anzi a Gaetano Pennino del CEC Bonelli, Centro Evangelico di Cultura Bonelli, che è con noi in collegamento audio e video. Buongiorno Gaetano, dove ti trovi? Vedo una bella sala alle tue spalle. Buongiorno, buongiorno Daniela. Sì, confesso che sono in un momento di vacanza e sono in questo momento alla National Gallery a Londra. Ah, caspita! Giusto okay. Per una piccola, quindi non una sei piccola a escursione legata. No, non sono a Palermo adesso. Era per questo che ti dicevo che ero in un altro posto rispetto a dove pensavo di essere ieri. Pensavo di essere in un luogo diciamo, meno aperto dal punto di vista della presenza delle persone, però spero si senta bene, si veda bene. Si sente bene Gaetano, allora grazie, ti abbiamo disturbato anche in un momento di vacanza. No, figurati. In realtà volevamo così chiacchierare un attimo con te, con insomma in rappresentanza ovviamente di tutto il Centro Evangelico di Cultura Bonelli di Palermo, per presentare un corso che inizierà la prossima settimana e che poi proseguirà nei prossimi periodi, un corso che avete pensato di proporre a membri di chiesa ma non solo, quindi anche persone che non fanno parte della chiesa valdese o delle chiese protestanti, ma che parla però di ordinamento valdese, parla della organizzazione che c'è all'interno della chiesa valdese, di come è strutturata, di come si lavora. Come vi è venuta questa idea, Gaetano, che è molto curiosa? Allora, l'idea è il risultato di due situazioni che si sono presentate in maniera più o meno casuale contemporaneamente. La prima riguarda me personalmente, legata a un fatto mio. Io frequento da uditore da diversi anni i corsi della facoltà valdese e due anni fa, mi piacque molto un corso che tenne l'avvocato Ilaria Valenzi, che è colei appunto che terrà questi cinque incontri per nostro conto, il primo in presenza e online, gli altri quattro solo online, in presenza ovviamente presso il nostro Tempio di Palermo. Seguì questo corso dell'avvocato Valenzi e percepì che avesse un interesse estremamente ampio per tutti coloro, non solo che a vario titolo partecipano alla vita delle chiese valdesi, quindi i pastori sì, pastori in formazione eccetera, ma anche i volontari, i frequentatori del culto, che siano più o meno membri di comunità e così via. E quindi ho pensato che ho messo in incubazione un po' questa idea di poter utilizzare questa esperienza anche per estenderla e condividerla e quindi ho pensato che un giorno sarebbe venuto il momento. L'altra situazione, sì, quasi parallelamente a quel momento di frequentazione da parte mia di questo corso, e cioè è una situazione legata a un momento di comunità in cui si dibatteva molto, almeno a Palermo in quel momento, ma immagino che ci sia una situazione analoga anche in altri contesti di chiesa, sull'opportunità o meno, il caso era specifico, di celebrare dei battesimi che erano richiesti da persone non esattamente integrate nella comunità, frequentatori occasionali, persone che cercavano forse più una cornice, ecco, un luogo in cui collocare quell'evento che comunque per noi è un sacramento. Allora si aprì un dibattito se fosse opportuno, se non fosse opportuno, che scivolò poi su questioni riguardanti appunto le regole, cioè quali erano le regole e le condizioni intanto che poneva la Chiesa Valdese come istituzione affinché si potessero prendere alcune decisioni piuttosto che altre. Queste due situazioni le ho messe in collegamento, un'esperienza personale, una situazione di vita vissuta all'interno della Chiesa, e ho pensato che fosse bene proporre ciò che la Valenzi sa benissimo descrivere rispetto a quello che è il nostro vivere dentro le chiese, che non è soltanto un'adesione emotiva, spirituale, ma è un modo a tutti gli effetti di partecipare a una collettività secondo alcuni criteri
che a mio avviso non solo sono storicamente importanti, quindi come fatti culturali in sé, che prescindono anche dall'essere valdese, dall'essere credente. È un modello di democrazia, secondo me, quello che si legge nelle regole dei valdesi. È in quanto tale interessante come fatto culturale. A maggior ragione, quindi, descrivere queste cose, chi comunque frequenta le chiese ne ha un interesse più diretto, perché molto spesso si danno per scontate le conoscenze relative alle discipline. Hai ragione, è vero, a volte vengono date per scontate, e questo crea anche dei dissapori, no? Crea, quando uno non conosce il perché, la motivazione di una certa regola, di una certa modalità di comportamento, di una certa indicazione, si crea appunto una spiacevole situazione poi di conflitto in alcuni casi. È capitato, credo, in qualsiasi comunità, in qualsiasi chiesa, di arrivare a questo punto di appunto non condivisione, ecco, ma una condivisione che parte dalla non conoscenza appunto di queste linee guida, ecco, delle nostre chiese. Esattamente, cioè il modo di stare dentro una comunità è comunque legato a delle relazioni. Le relazioni sono in qualche modo regolate, non è detto che siano rigidissime, ma sono in qualche modo indirizzate, anche per avere una sostanziale consapevolezza di quello che è il nostro possibile, anche potenziale ruolo dentro una comunità, di ciò che si può dare, di ciò che non si arriva a poter dare, dunque non è il caso di accettarlo come ruolo. Perché, ecco, a volte succede anche questo, cioè farsi carico di una responsabilità all'interno di una chiesa significa muoversi dentro un ambito che prevede degli impegni. Mi chiedo, talvolta ci poniamo l'interrogativo se siamo nelle condizioni di poter reggere questi impegni, se abbiamo sufficiente tempo, disponibilità, forza, attenzione all'ascolto, alle situazioni che ci stanno intorno. Sono tutti quesiti che girano spesso, no? Certo. Non solo per accettare quando si accettano dei ruoli, ma anche quando non si accettano, perché a volte sembrano addirittura più gravosi di quel che sono. Quindi c'è un'oscillazione massima, diciamo, di atteggiamenti e di situazioni. Leggere dentro le discipline è affascinante. Tra l'altro sono, per esempio, quelle antiche da cui si parte e che saranno trattate naturalmente incidentalmente per poi arrivare a quelle attuali. C'è anche una bella lettura di un italiano antico, interessante, è affascinante, è un viaggio molto stimolante. Allora, io credo che davvero sia un'opportunità quella che il Centro Evangelico di Cultura Bonelli offre con questi incontri, con questo ciclo di lezioni online che appunto saranno tenute, come ricordavi anche tu Gaetano, da Ilaria Valenzi, dall'avvocata Ilaria Valenzi. Il titolo che avete dato a questo ciclo di incontri è Comunità consapevole, comunità con sapere, e quindi insomma una conoscenza che aiuta appunto a una presa di coscienza e a una consapevolezza di come lavora, di come opera, di come si inserisce anche nella società questa piccola democrazia, come giustamente tu la descrivevi, della nostra Chiesa Valdese. Si inizia il prossimo martedì, il 5 marzo, saranno sempre di martedì a cadenza quasi mensile, ci sono due appuntamenti a marzo, leggo il 5 e il 26, poi il 16 aprile, il 14 maggio e il 28 maggio, sempre alle ore 17, sempre online, quindi molto comodi anche per chi appunto fosse lontano ma volesse appunto saperne di più. E quindi insomma, Gaetano, grazie per questa opportunità che offrite, grazie a voi del CEC Bonelli, grazie ad Ilaria Valenzi che con voi collabora per questa iniziativa. No, sono io che ringrazio. Preciso soltanto che per partecipare occorre inviare una mail all'indirizzo mail che si trova anche sul web facilmente dell'associazione, del centro culturale. Noi manderemo il link per il collegamento a Zoom e tutto sarà fatto, insomma, come stiamo facendo adesso. E poi la cosa fondamentale è sempre quella, ricordare che queste iniziative si svolgono grazie al sostegno dell'8 per 1000, senza il quale non si potrebbero fare.
quindi questo è importantissimo. Hai fatto bene a ricordarlo. Io ti ringrazio ancora, Gaetano Pennino, CEC, Centro Evangelico di Cultura Bonelli. Buona continuazione intanto della tua piccola vacanza. Grazie. Adesso a Londra, buon ritorno poi a Palermo e alle vostre attività, e buona continuazione anche insomma in generale per l'attività del CEC Bonelli. Ci risentiremo presto. Ciao. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.